Dios bendiga. Maestro, sí, questo è il momento che abbiamo per la parola. C'è una parola che il Signore vuole condividere, dare a tutti noi. C'è un principio. La scrittura è piena dei principi spirituali. Cioè, a volte uno pensa che tutto lo deve fare il Signore, ma Lui ci ha dato dei principi. Ci sono cose che dobbiamo fare noi. Se noi le facciamo, sì, vedremo cose gloriose. E adesso voglio condividere con voi un principio della scrittura. Si trova nel Vangelo secondo San Marco, al capitolo 11. San Marco, capitolo 11. Sarà la benedizione, sono certo, che parla della fede. Diamo il benvenuto anche alle persone che ci stanno guardando, stiamo online. Speriamo che questo insegnamento possa essere di benedizione per voi. Dio vi benedica. Ok, adesso vediamo in Marco. Allora, Marco, capitolo 11, versetto 22. Marco, capitolo 11, versetto 22, dice così: Gesù rispose e disse loro: abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e scettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, gli sarà fatto. Versetto 24, perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Amen? Amen, Gesù. Alleluia. Questa è la parola. Questa è la parola di Dio. Sapete che Dio ha creato tutte le cose per mezzo di la sua parola, ok? E qua abbiamo qualcosa che Gesù ha insegnato. E ha detto così, ha detto: abbiate fede in Dio. Nell'originale greco dice letteralmente: abbiate la fede di Dio, ok? Perché tutti hanno fede in Dio, ma non tutti hanno la sua fede. Ok? Significa che la fede di Dio è perfetta. Ok? Gesù diceva: abbiate fede in Dio. Quando Dio ha creato ogni cosa, Lui ha detto e le cose sono state create per mezzo della sua parola. Cioè Gesù, il Signore non è che ha detto il Padre, ha detto io ci proverò, vediamo, ma non sono sicuro. No, Dio ha detto sia la luce e la luce fu. Amen? Sì, è così. La fede di Dio è perfetta. È il primo principio, il primo insegnamento per noi è che la nostra fede deve essere una fede perfetta. Non deve essere una fede, vabbè, speriamo bene, crociamo le dita. No. E il Signore guarda, io credo. E io guarda che non sto buttando, perché so che ho creduto in te. Cioè, avere una fede perfetta, dobbiamo lavorarci un po' nella nostra fede. Dobbiamo arrivare a dei livelli spirituali. Gesù ha detto, abbiate fede in Dio, cioè abbiate la fede che Dio ha. Significa che la fede non è sempre uguale, non è sempre la stessa, ci sono dei livelli.
E noi dobbiamo salire, dobbiamo crescere, dobbiamo salire ogni giorno di più finché un giorno noi diremo: sei guarito, e la persona riceverà una guarigione. Perché abbiamo quella fede che ci fa credere che è reale e che è anche la volontà di Dio guarire quella persona. A volte uno si, mi è successo a me, ma Signore, sarà la tua volontà guarire questa persona? Non sarà che forse tu stai lavorando? E non è così. Gesù ha vinto. Sì? E la sua volontà è guarire le persone. Amen. E noi dobbiamo avere la fede che ha Dio. Avere una fede così forte da dire: ricevi la tua guarigione nel nome di Gesù. E i tuoi peccati sono perdonati. Gesù faceva così quando venivano le persone a lui. Non è che dicevano: aspetta, siediti, chi sei, come ti chiami, dove abiti, numero di documento, codice fiscale, chi è il pastore, che fai della vita, dai decimi offerte, serve il Signore, come è la situazione? No, veniva la persona a Gesù, diceva: Signore, misericordia, Gesù figlio di Davide, hai misericordia di me. E venivano con fede. E Gesù, certo che lui sapeva ogni cosa di quella persona, sì? Ma il fatto che la persona veniva a lui con fede, Gesù diceva: per la tua fede vai e riceve ciò che vuoi, ma per la tua fede. Gesù non è che diceva: aspettate, scusami, guarda, fai una cosa, vieni domani, sì? Che io tutta questa notte pregherò per te, e domani ti saprò dire qual è la volontà del Padre mio. No, mai Gesù faceva così. Gesù diceva: vai, la tua fede ti ha salvato, ti ha guarito, vai in pace. Questo è il nostro Dio. Ma Gesù aveva quella fede. Elia diceva: fuoco! Scendeva il fuoco. Non è che lui diceva: vediamo se mi funziona la preghiera, vediamo se ha effetto. Diceva: tu, servo di Dio, uomo di Dio, vieni che il re ti aspetta. E lui diceva: se io sono il servo di Dio, scenda fuoco del cielo sceso, bruciando tutti. Cioè, lui aveva questa autorità, questo livello di fede. No? A volte uno prega e non funziona. Non riceviamo ciò che aspettiamo. Ma il Signore dice: abbiate la fede di Dio. Quando noi abbiamo questo tipo di fede, quando noi abbiamo questo livello di fede, noi potremo fare delle cose gloriose per il Signore, non per la nostra gloria. È vero che per arrivare a questo livello uno deve essere svuotato, perché se tu hai una motivazione sbagliata, come ti può benedire il Signore? Anzi, ti farà male. Ma quando tu sei libero, quando tu sei a posto, quando tu non stai cercando la gloria per te, tu puoi dire: Signore, guarisci questa persona, guarda Padre, io le metto le mani, impongo le mie mani, Signore, e tu la guarirà. E quando la persona verrà a te, può fare due cose: dare la gloria a Dio o volere dare la gloria a te. Se ti vuole dare la gloria a te, dice: no, fermati, la gloria al Signore.